Abbiamo appena concluso i lavori di celebrazione del 60° della nostra società scientifica a Torino. Direi che è stato un momento di incontro importante perché finalmente abbiamo affrontato le problematiche che riguardano le persone con disabilità e quelle che fondamentalmente noi tutti, operatori sanitari, fisiatri, fisioterapisti, dobbiamo affrontare tutti i giorni, avendo sempre presenti quelle che sono però le difficoltà da affrontare, l'aspetto pratico da affrontare, da superare. Il taglio è stato questo, cioè siamo usciti fondamentalmente dall'aspetto celebrativo vero e proprio, anche se l'occasione era in effetti questa, per entrare finalmente nel concreto del nostro lavoro, del nostro lavoro di tutti i giorni. La giornata è riuscita, l'abbiamo voluta con forza con le associazioni di volontariato, perché il nostro lavoro è per la persona con disabilità e quindi anche le istituzioni presenti hanno comunque in qualche modo recepito il messaggio. Bisogna investire in innovazione e ricerca, bisogna spendere meglio i soldi, tutti i soldi, che siano quelli pubblici oppure quelli privati. Quindi direi che è stata una bella giornata per tutti.